weekly vlog, ho deciso di vloggare per qualche giorno perché mi mancava registrare un weekly vlog, poi dovrò fare cose interessanti, carine in diversi giorni e quindi ho pensato di unire tutto in un unico weekly. Adesso mi vedete struccata in condizioni non bellissime perché stamattina devo fare una cosa che in realtà mi piace tanto fare e mi rilassa, ovvero devo andare dall'estetista a fare la pulizia del viso perché purtroppo in questi mesi non ho avuto una pelle bellissima, più che altro dovuto al fatto che ho smesso di prendere la pillola e quindi dopo tipo 2-3 mesi mi sono iniziati a comparire più che altro bollicine, non sono proprio brufoli. Poi se avete la macchia rossa è perché io ovviamente non so stare con le mani a posto e me li stavo schiacciando tutti. Quindi voglio andare a fare una pulizia del viso, anche se comunque io ho una buona skincare routine, faccio doppia detersione, utilizzo i prodotti giusti in teoria, utilizzo anche il tonico di Paula's Choice 2 volte a settimana, per capirci, questo al BHA, però la situazione non è migliorata tantissimo, ho fatto anche delle analisi, poi è tutto a posto, quindi adesso vedremo un po' cosa fare, però oggi voglio andare a fare una pulizia del viso, magari riusciamo a pulire un pochino meglio questa zona del mento soprattutto, quindi stamattina devo fare questo, poi questo pomeriggio mi vedo con un'amica e andiamo a fare un giro da Tiger e da H&M perché è da tantissimo che non vado da Tiger, forse l'ultima volta che sono andata era prima dell'estate e adesso ci sono tutte le cose di Halloween, volevo prendermi la tazza con la zucca e qualche altra decorazione e poi fare un giro da H&M perché anche da H&M ci sono tantissimi vestiti autunnali un po' basic, ormai penso avete visto dei miei vlog, sto cercando di prendere sempre più capi basic che si abbinano un po' con tutto e poi domani o dopo, forse più domenica, vorrei andare a fare un po' una spesa sana per riprendere a mangiare sano e tornare un pochino alla mia routine. Come avete visto stamattina mi sono allenata, per colazione ho fatto il porridge, quindi sto cercando di riprendere un pochino i ritmi di allenamento e alimentazione sana, anche perché da lunedì, altro giorno in cui vloggerò sicuramente, riprenderò le lezioni all'università, quindi devo un po' ritornare alla routine dopo queste 2 settimane, 1 settimana e mezzo post esame. E niente, quindi adesso io direi che mi finisco di preparare, anche se ovviamente mi metterò la tuta perché voglio stare comodissima e voglio rilassarmi per questa pulizia del viso e poi usciamo. Tornata a casa e questo è il risultato, ovviamente adesso la pelle è un po' infiammata, soprattutto in questa zona, anche perché abbiamo fatto anche un peeling agli acidi della frutta, che dovrebbe servire un po' anche per purificare la pelle, però la pelle è super luminosa, è stato rilassantissimo, sono stata lì 1 ora e mezza, poi il massaggio finale è bellissimo. E adesso ho pranzato e mi sto riposando, tra l'altro non vi ho fatto vedere le nuove unghie. Ci sto pensando adesso, le ho fatte ieri, non ho vloggato ma le ho fatte ieri e le ho fatte di questo colore molto più autunnale finalmente. E questo bordeaux marroncino rosso bellissimo. E adesso volevo anche riposarmi leggendo questo libro. Allora, devo fare una premessa su questo libro. Penso che gli appassionati un po' di libri, BookTok, eccetera, conoscano già la Devil's Night series. E io l'ho comprato principalmente perché ne ho sentito parlare su TikTok. È una serie molto famosa e cercavo più che altro un libro un po' col mood dark, autunnale. Non ho trovato in libreria quelli che stavo cercando. Ho visto questo, costava 9,90€ e ho detto proviamolo. Parto già prevenuta perché a me non piace tantissimo questa tipologia di libri, quindi un po' stile fanfiction, un po' troppo surreali, ecco. Parto prevenuta e non so se continuerò questa serie. L'ho iniziato ieri, ma
Ho letto qualche pagina, vediamo. È un libro molto leggero che scorre veloce, tiene anche un po' incollata alla storia, vediamo. Nel prossimo video, se sono riuscita a finirlo, vi farò anche una mini recensione, se mi è piaciuto e se lo continuerò. Però quindi adesso mi leggo qualche pagina, mi riposo e poi faccio la doccia perché devo lavare i capelli che con tutti i prodotti, gli oli, eccetera, si sono sporcati e mi preparo per uscire, andare a fare un giro da Tiger H&M. Pronta per uscire e andare a prendere la mia amica. Sono particolarmente fiera dei capelli. Mi piacciono davvero tanto, anche così adesso che li ho schiariti. E niente, spero di trovare tutto quello che mi serve. A casa e questo è il mio bottino. Ho preso, come avevo promesso, qualcosa da Tiger e qualcosa da H&M. Purtroppo però non ho trovato tutto quello che cercavo. Inizierei da H&M. Ho preso proprio due cose. Prima di tutto i pantaloni della tuta grigi, sempre con la gamba ampia. Ormai sto usando tantissimo sia quelli blu di Pull & Bear, sia quelli neri di Zara che vi ho fatto vedere nel haul autunnale, e ho deciso di prenderli anche grigi perché li uso comunque tanto. E questi di H&M sempre il prezzo è lo stesso, 19,99. Questi però mi piacciono perché hanno l'elastico semplice, cioè i laccetti sono all'interno, lo potete regolare all'interno, però da fuori rimane più liscio. Mi piaceva molto questa cosa. E poi ho trovato anche una magliettina a maniche lunghe, molto molto carina, perché questa è di un beigiolino, però ha un tessuto molto morbido e liscio, sembra quasi che una tira intima. Però è appunto una maglietta a maniche lunghe, io questa ce l'ho ormai di bianca, blu, nera e mi mancava questo colore. Quindi l'ho presa, purtroppo non c'era di altri colori, l'avrei voluta grigia ma c'era solo di questo colore, però davvero bellissima. E poi ho preso anche due cose da Tiger, o meglio tre. Ho preso dolcetti di Halloween, ho preso sia le zucche marshmallow, queste non vedo l'ora di usarle, soprattutto per la night routine autunnale ovviamente, queste nella cioccolata calda, buonissime. E poi questi che sono i brownie al cioccolato. Io sto già raccimolando cose per Halloween, non vedo l'ora e quindi io adoro i brownie, come penso che avete visto anche nell'ultimo video. Avevano un profumo buonissimo e quindi li ho voluti prendere. Stavo poi cercando anche la tazza a forma di zucca, ma mi hanno detto che ancora non era arrivata, probabilmente arriverà la prossima settimana. Quindi era quella una delle cose che cercavo, però stavo cercando anche questo, l'ho trovato, che è un lumino a forma di zucca, super carino. E questo si illumina, no, bellissimo. Quindi questo è quanto per il mini haul, ormai in ogni video che faccio c'è un haul, ma va bene così. Spero che vi piaccia, anche vi dia ispirazione magari per comprare qualcosina che ancora non avete. Buongiorno, oggi è domenica e io sono pronta per la mia self-care Sunday, perché la domenica è il giorno che solitamente dedico alle cose che non riesco a fare durante la settimana o che sia perché non ho tempo di farle o voglia di farle. Ho infatti il mio planner pronto per scrivere tutto quello che devo fare oggi e anche per programmare la prossima settimana, perché come sapete io ogni domenica scrivo il mio planner, tutte le cose che devo fare per la settimana seguente. Oggi la self-care prevede, prima di tutto voglio rifare il lash lift perché l'avevo fatto ormai
tipo 2 mesi fa, e quindi penso che sia il momento di rifarlo. Vorrei fare poi anche la ceretta, perché ormai la sto facendo a casa. Vorrei farmi anche una pedicure e cambiarmi il semipermanente ai piedi. Una volta fatto questo, vorrei anche andare a fare la spesa, perché come vi dicevo, voglio appunto comprare qualcosa che mi manca per riprendere un pochino a mangiare sano. Penso che stasera anche magari organizzerò i pasti della settimana, ma ovviamente stasera immancabile pizza, perché ieri non l'ho mangiata, quindi ovviamente mangiare sano non significa privarsi delle cose che ci piacciono, e stasera anzi combo perfetta, perché pizza più devo recuperare una puntata di Bake Off, quindi sicuramente al supermercato comprerò anche un dolcetto da mangiare mentre guardo la puntata, per me è d'obbligo. Quindi una super domenica rilassante oggi, un bel po' di cose da fare, però sono tutte cose che mi piacciono e che mi rilassa anche fare. Quindi io direi di iniziare subito scrivendo nel planner le cose che devo fare. Ecco qui, io ho preparato tutto, sia lo scaldacera che il kit per fare il lash lift, entrambi li ho presi su Amazon, quindi adesso iniziamo con questo. Bene, ho fatto tutto quello che dovevo fare, mi sento una persona nuova e questa volta il lash lift è stato molto più facile, perché ho messo molta più colla per attaccare, insomma, le ciglia, e quindi è stato abbastanza semplice. Mi piacciono davvero tantissimo, ho fatto pedicure, ceretta e ho anche cambiato la maglietta adesso per uscire, perché ovviamente ho sporcato quella che avevo prima. E aggiornamento pelle, sembra un pochino peggio rispetto a ieri, ma semplicemente perché adesso si stanno formando le crosticine. Io sto cercando di non espormi direttamente al sole e di mettere la protezione quando mi espongo, però la sento anche molto secca, ad esempio qui intorno al naso sento che un po' la pelle mi tira, soprattutto in questa zona, la zona del naso. Spero che insomma in 5 giorni, una settimana, sia tutto a posto. Per sicurezza io sto comunque idratando molto la pelle e sto utilizzando anche il balm di La Roche-Posay. Questo è il balm B5 Cicaplast, che proprio lo sto applicando in queste zone per evitare che tirino troppo e renderle un pochino più idratate. Io nel mentre sto cercando di truccarmi il meno possibile. Oggi giornata no makeup, quindi adesso finisco di prepararmi per andare al supermercato e usciamo insieme, poi ovviamente tornata a casa registro lo svuoto alla spesa. Tornata a casa, adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Non dovevo fare una spesa chissà quanto impegnativa, perché frutta e verdura le avevo già a casa, legumi li avevo già. Sono andata all'Eurospin principalmente perché speravo ci fosse già qualcosa in tema di Halloween. L'anno scorso avevo trovato diverse cosine carine, però ancora quest'anno forse è troppo presto. Ho sempre paura di perdermi il momento in cui mettono tutte le cose di Halloween e poi arrivo sempre che sono già quasi tutte finite. Sono andata, però ovviamente oggi non c'era nulla. Piccolo disclaimer iniziale, non mangio carne, quindi le cose che vedrete adesso appunto le ho prese un po' come sostituti. L'unica verdura sono i pomodorini. Io questi piccolini così li amo. Ah, e poi un'altra cosa, sempre di verdure, ho preso la vellutata di verdure, perché a me non piace il minestrone a pezzetti, lo faccio sempre frullare da mia mamma, però voglio provare anche questa vellutata perché sicuramente sarà buonissima. Io magari a volte ci aggiungo o i ceci o le lenticchie. Poi ho preso yogurt magro al caffè, questo lo utilizzo principalmente, è anche senza lattosio, lo utilizzo principalmente per fare il mio fit tiramisù, quindi lo faccio con gli Orosaiva integrali, questo, un po' di cacao amaro, gocce di cioccolato ed è buonissimo. Poi ho preso due alternative alla carne. Questi sono filetti di spinaci e formaggio, fonte di proteine. Non li ho mai provati della marca dell'Eurospin, però li ho provati di un'altra marca, sempre di prodotti vegetali, e mi piacciono tanto, quindi penso che anche questa versione mi piacerà. E poi ho preso anche i mini burger, questi lo stesso mi piacciono tantissimo, però questo gusto non l'ho mai provato. Carciofi, olive nere e capperi.
Le tre cose mi piacciono, quindi sicuramente mi piaceranno anche questi. Li voglio provare in questi giorni, magari registro un Wotatina Day, fatemi sapere se vi interessa. Altra cosa da mangiare, ho preso cioccolato fondente, questo è al 70% con granella di caffè. Devo prendere il cioccolato fondente al 70% perché quello dell'Eurospin, vi giuro che è buonissimo, è quello che io metto sempre nel porridge. Però ho trovato questo che aveva anche il caffè, quindi ho preso questo perché era in offerta, ho detto proviamolo. Poi vi sto nominando sempre il tiramisù e l'ho preso anche come dolcetto per la serata Bake Off. In realtà io sono andata all'Eurospin anche perché cercavo la loro torta al cioccolato che è buonissima, e quella in monoporzione, però era finita. Quindi ho preso questo tiramisù, so che non sarà la stessa cosa, però è uno dei miei dolci preferiti anche questo. Ho preso un bagnoschiuma per provarlo, questo frangipane e pesca, anche questo era in offerta. Non si sente tantissimo la pesca, però è comunque un profumo buono, dolce, io amo i profumi dolci, quindi questo dovevo provarlo. E ultima cosa, ho preso anche questo divisore per cassetti. Voglio provarlo a mettere nell'armadio, soprattutto per utilizzare questo per i jeans. Però sicuramente sfrutterò anche questi, adesso capisco un po' come. Costava, mi sembra, sui 9 euro e ce ne sono 3. Quindi questo è quanto per la spesa. Adesso io sistemo tutto e poi stasera vado a mangiare la pizza con i miei genitori. E poi noi ci rivediamo per Bake Off e la serata cozy. Ho sistemato i divisori, vi faccio vedere come li ho messi. Allora, il primo l'ho utilizzato per i jeans ed era proprio il motivo per cui l'ho preso, perché invece che metterli disposti in questo modo, forse così sono più comodi. Poi dovevo sistemare anche un pochino il cassetto con le cose di allenamento, quindi con questo ho sistemato tutti i top e poi, essendo che c'era ancora spazio, stringendo, ho sistemato in questo modo anche i pantaloni. E poi l'ultimo invece l'ho usato per le calze. Ho sistemato la lanternina che ho preso ieri da Tiger, l'ho messa qui, secondo me ci sta benissimo insieme alla candela e alla zucchetta e non vedo l'ora di accenderla stasera. Buongiorno, oggi è lunedì, ultimo giorno di questo weekly vlog che secondo me è venuto anche abbastanza lungo, ancora non mi sono messa a editare, lo farò questa mattina, ma la prima cosa che devo fare stamattina e che ho rimandato per settimane è scegliere la materia della tesi. Quindi questa sarà la prima cosa da fare stamattina, poi voglio allenarmi, voglio mantenere questa costanza di fare almeno 2-3 allenamenti a casa perché non riesco ad andare in palestra. Poi devo editare un pochino questo video, pranzare, questo pomeriggio penso che mi riposerò un pochino perché poi devo prepararmi per andare a lezione. Oggi ultimo primo giorno di università per me, cioè io l'anno prossimo a settembre non andrò a lezione, quindi mi fa un po' strano, sono sia felice che un po' triste. Adesso quindi mi metto al lavoro, ho già acceso la candela alla zucca, buonissima, e quindi sono in un bel mood cozy, ho anche la felpina perché come vedete le temperature si sono abbassate da ieri più o meno. Metto la mia playlist autunnale e nel mentre faccio le mie ricerche per questa, penso, oretta e mezza, insomma alle 10:30 conto di mettermi a fare il mio workout, adesso sono quasi le 9. Thank you.
qua diverse ore dopo da aver registrato l'ultima clip, ma tanto mi sono resa conto editando questo video che comunque sarà un video lungo, oltre i 20 minuti. Mi sto preparando per andare all'università e devo dire che la mia mattinata al computer ha dato i suoi frutti, perché ho scelto la materia per la tesi. Ho già mandato anche l'email al professore e abbiamo fissato addirittura anche un incontro questa settimana. Ho anche scelto l'esame, uno degli esami a scelta per quest'anno. Per fortuna ne ho trovato uno che è una materia molto interessante e allo stesso tempo era appunto di mattina. Quindi perfetto, sono riuscita a fare anche questa scelta, che ogni volta è sempre complicato perché ci sono tantissime possibilità, però gli orari non sempre combaciano. Poi mi sono allenata, ho editato appunto un pochino questo weekly. Questa settimana avrò un'unica lezione che è diritto del lavoro, quindi sono molto curiosa perché è un esame questo del primo semestre. La mia unica ansia quando vado in università però è trovare parcheggio, perché purtroppo nella mia università stanno facendo dei lavori, quindi hanno ridotto tantissimo i parcheggi. Quindi questa settimana sarà dedicata alle lezioni all'università e anche a esaminare un pochino gli argomenti da proporre al professore all'incontro di questa settimana per la tesi. Non voglio dire per ora che materia ho scelto, magari ne parleremo più avanti quando le cose saranno un po' più concrete. Pronta per questo primo giorno, outfit veramente semplicissimo. Ho messo la camicia che vi ho fatto vedere nell'haul di Temu Back to School, è veramente bellissima. Sotto ho una canottiera di Zara. I jeans, anche questi sono di Zara, sono i mom jeans, le Samba e poi la mia classica borsa d'università dove tengo computer, bottiglia dell'acqua e direi che sono pronta per andare. Arrivata, meno male, ho trovato subito parcheggio, era la mia preoccupazione più grande, però per fortuna ci sono ancora dei parcheggi liberi, quindi adesso scendo e ci vediamo, penso, una volta tornata a casa. Eccomi qui, la lezione è andata bene, io sono tornata a casa, ho cenato e adesso sono pronta per rilassarmi un pochino. E siccome spesso mi chiedete dei consigli per dei film che vi mettono un po' nel mood autunnale, film autunnali, voglio consigliarvi un film che ho iniziato questo pomeriggio e che mi sta piacendo davvero tantissimo, che si chiama Mary Shelley. È appunto la storia vera di Mary Shelley, però ha un bel mood autunnale e mi sentivo di consigliarvelo. Quindi adesso io mi rilasso un pochino con la mia tisana zenzero limone, ovviamente tazza Sweater Weather immancabile, copertina con le zucche e film, perfetta night routine prima di andare a dormire. Questo è quanto per il weekly vlog, spero che vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se avete visto il video fino alla fine, commentate con un emoji arancione, anche in tema con il mio pigiama con la zucca. Spero che vi sia piaciuto anche un video un po' più lungo rispetto all'ultimo che ho caricato. Come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo nel prossimo video.